Buonasera amici, sono in diretta dalla Calabria, come sempre, e come sarà ancora per tutto questo mese, perché sono, come saprete, già in molti, per via della malattia della mamma, stata poi candidata qua in Calabria e quindi continuo a trasmettere da uno sfondo un po' diverso, del quale molti conoscevano bene, appunto. Però sono in questa nuova casa, diciamo, per molti di voi. Adesso, come sempre, faccio una condivisione veloce in maniera che possiamo raggiungere quanti più amici possibili e poi inizierò a fare la diretta trattando l'argomento che conoscete già dal titolo. Intanto vi auguro una buona serata, sono felice di essere qua con voi. E niente, incomincio a vedere alcuni amici che entrano. Vi saluto caramente. Vedo Aurelia Gallo, Luca Molinaro. Ho sbagliato qua una condivisione. Un secondo che riprendo bene tutto quello che devo fare. Scrivetemi se si sente bene, se si vede bene, se. Fatemi capire se riuscite a seguire bene, perché così poi sarò più tranquilla e riuscirò a dire bene tutto quello che desidero. Anche perché questa sera più che mai l'argomento mi sta a cuore, perché parlerò della mia cara mamma che è appena nata al cielo e anche l'esperienza che ho avuto con lei assistendola in tutti questi mesi e standole al fianco, ecco. Bene, allora. Buonasera a tutti, adesso sono concentrata, posso parlare tranquillamente con voi. Allora, vedo Luca Molinaro che scrive ciao Angela, video e audio tutto bene. Ti ringrazio caro Luca. Come sempre iniziamo con il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, vieni per Maria. Questo è il mio spazio, lo spazio che il popolo della famiglia TV mi ha dato, che si chiama, l'anno scorso si chiamava Il Tempo della Regina della Pace e quest'anno si chiama Alla Luce della Gospa. Quindi il mio spazio comunque più di altri è legato a un discorso umano, ma anche a un discorso spirituale, perché per me è fondamentale non scindere mai questi due aspetti, perché per me questi due aspetti non sono, come dire, divisi, ma sono complementari. Quindi io desidero, come sempre, fare un argomento che comprenda il lato umano, ma alla luce, della gospa e comunque degli insegnamenti di Dio. Allora, prima di tutto vi ricordo di condividere, attivare le notifiche e vi ringrazio di tutto questo. Ora, alcuni di voi sanno, appunto, come dicevo all'inizio, che io sono qua in Calabria da alcuni mesi perché ho assistito mia madre. Perché parlo al passato? Perché mia madre proprio una settimana fa, proprio mercoledì scorso, il 24 gennaio, alle 15:15, anche l'ora della misericordia, per me è stato veramente un dono anche questo orario, ecco, è nata al cielo e non ho fatto la diretta la settimana scorsa perché ovviamente non era il caso, ma mi sono ripromessa in questa diretta di parlare di lei perché voglio renderle omaggio ricordando la grande donna che era. Ma allo stesso tempo voglio, insieme a voi, proprio perché il nostro movimento vuole difendere e tutelare la vita, voglio ben descrivere come si può affrontare la sofferenza accettandola. Offrendola, ma allo stesso tempo essendo supportati in questo momento che comunque bene o male capita e non come ci vogliono insegnare attraverso i media o attraverso le leggi che questi momenti vadano nascosti, vadano annullati, vadano addirittura presi in mano e vissuti in una maniera che non è lecita. Ora, voglio prima partire dal ricordo di mia madre. Chi era mia madre? Mia madre era una donna semplice e umile. In questi ultimi tempi ha vissuto proprio per via della malattia, ma parlo di tempi abbastanza lunghi, anni, per via di questa malattia ha vissuto anche una grande solitudine.
perché non ce la faceva ad uscire, non ce la faceva a fare tante cose. Però lei, seppur in questa solitudine, seppur in questa sofferenza, ha sempre avuto una grande gioia, un grande attaccamento alla vita e ha sempre mantenuto una grande serenità unita alla fede. Io da questo suo percorso di sofferenza, di malattia, ho avuto un grande insegnamento, che è stato l'insegnamento dell'accettazione della sofferenza attraverso la fede, attraverso la preghiera. Quindi si può, cari amici, affrontare anche momenti duri come quelli della croce, della sofferenza, ma nostro Signore Gesù Cristo prima di tutti ci ha insegnato che la croce si abbraccia, non si respinge. Ecco, attraverso la fede, attraverso l'accompagnamento amorevole delle persone che ti stanno vicino, che ti stanno a fianco, che sono i familiari, ma anche le persone che devono lavorare per alleviare le sofferenze e non uccidere come vogliono obbligare oggi, addirittura togliendo anche l'obiezione di coscienza, ecco, attraverso tutti questi ruoli di cui ognuno dovrà rendere conto a Dio per chi ci crede, ma al prossimo, perché un figlio che ha mancato nell'assistenza di un genitore, anche se non c'è la fede che ci insegna che bisogna farlo per amore del caro, ma anche per amore di Dio, ma togliamo la fede, parliamo solo dell'umano, un figlio che non riesce a stare a fianco a un genitore supportandolo in un momento di sofferenza, ecco, anche solo umanamente parlando, quel figlio ha mancato. E viceversa, un genitore o chi che sia. Comunque, non stare a fianco a un ammalato non è solo un motivo di fede. Non supportare un ammalato non è soltanto in virtù della fede, che comunque allevia la sofferenza. Credere e offrire, e fate l'esperienza se vi capita, credere e offrire, pregare nella sofferenza veramente allieva quel dolore. Ma per chi non ha la fede, per chi non ha questo dono, per chi non si apre alla fede, anche umanamente parlando, c'è un dovere morale, umano, che ci rende veramente uomini, che fa sì che è un dovere stare a fianco un ammalato, ma non per togliere le sofferenze, perché le sofferenze si possono togliere, cioè non togliere eliminando il paziente, ma togliere le sofferenze curando, dando quel supporto medico, scientifico, capace di alleviare la sofferenza stessa. Ora, per una comodità economica, per una comodità di Stato, ecco, è più conveniente insegnarci che magari quel povero malato che sta soffrendo, forse è meglio che decida già in anticipo di farsi uccidere. E magari anche attraverso la mancanza di cibo e di acqua, quando sappiamo benissimo che la morte per disidratazione è comunque la più dolorosa in assoluto. Quindi ci vorrebbero far credere che ci danno la possibilità di scegliere di farci uccidere in mancanza di benessere fisico, anche se poi i radicali attraverso la Bonino, io l'ho già detto altre volte, non ce lo stanno insegnando con i fatti, perché la Bonino è malata ma non sta usufruendo delle DAT, ecco. Però a noi, popolino, ci vogliono far credere che quando arriva la nostra ora del soffrire, invece che rivolgere lo sguardo a Dio, invece che avere il supporto dei nostri cari o dei medici che nella loro libertà di obiezione di coscienza, piuttosto che nella loro professionalità di quando, fino a 10 anni fa, col giuramento di Ippocrate, giuravano che avrebbero curato gli ammalati e mai avrebbero somministrato loro alcunché che abbreviassero la loro vita, ecco, ora ci stanno insegnando, inculcando attraverso i media, attraverso le leggi, questo modo iniquo di avvicinarsi al paziente stesso. Ma torniamo a mia madre. Chi era mia mamma? Mia mamma era una grande donna di preghiera, che comunque ha fatto della preghiera non solo un qualcosa di orante, ma proprio un qualcosa di vissuto. Vissuto a tal punto che mi diceva sempre: Angela, sto così male che io, se non avessi veramente la fede, mi dispererei di questo dolore, ma pregando e avendo fede io riesco a sopportarlo. E vi posso assicurare, cari amici, che mia madre, visto che aveva una patologia, tra l'altro, del fegato, non ha nemmeno potuto prendere gli analgesici. Quindi mia madre ha avuto una sofferenza proprio a crudo del dolore. Lei ha proprio vissuto il dolore fino in fondo, ma con una grande, grandissima forza.
Io sono stata veramente testimone di questo. Quindi questa preghiera che non solo l'ha aiutata a vivere, ma l'ha aiutata proprio ad affrontare in questo momento che tanti altri non hanno la forza di fare e che magari illusi da queste menzogne che la politica e che i media ci dicono, con queste favole che raccontano della dolce morte, ecco, che poi dolce non è per niente, perché la morte è morte, chiamiamola col suo nome, non c'è da mettere un aggettivo illusorio prima. Quindi con questa fantomatica dolce morte ci vogliono far credere che con farmaci illegali, aggiungo io, illegali perché non è lecito utilizzarli, ecco, pensano di abbreviare le sofferenze. Ma per chi crede, e mi rivolgo a quel, perché ci sono anche persone che credono, quindi io non ho il timore di rivolgermi a loro. Qua viviamo tra l'altro in una società che sembra che se parliamo di fede dobbiamo farlo sottovoce, di nascosto, e ben urlare contro Dio, ma se poi si parla di Dio dobbiamo chiedere il permesso di farlo. Ecco, io non voglio fare questo, io non voglio vergognarmi di parlare di fede, non voglio vergognarmi di parlare di Dio e non voglio vergognarmi di dire che seguire le leggi di Dio non solo è lecito, ma è doveroso, e quelle leggi di Dio devono essere complementari, anzi prioritarie, rispetto alle leggi umane. Perché comunque, cari amici, se noi seguiamo nell'ambito naturale le cose soprannaturali, ecco, vivremo meglio anche l'ambito naturale. Ma questo sia se si ha fede, sia se non si ha fede. Torniamo a mia madre. Perché parlare di mia madre proprio oggi? In una diretta Facebook di un movimento politico e proprio in un momento che si è tra l'altro in campagna elettorale. Perché? Per un semplice motivo. Prima di tutto perché il nostro presidente, Mario Dinolfi, ha fatto un libro intitolato Voglio la mamma. Ecco. Io, Angela Ciconte, che ho avuto, come ognuno di noi, ma non è più scontato oggi, ma ognuno di noi, quelli nati nel mio periodo soprattutto e in particolare, ecco, abbiamo avuto questo grande, immenso dono di avere la mamma. E io dico esplicito, voglio la mamma, esattamente come il libro del nostro presidente Mario Dinolfi. Quella mamma che mi ha saputo veramente dare tutto. E perché voglio, in un movimento politico, in campagna elettorale, parlare di una mamma? Ma perché, cari amici? La mamma è tutto il nostro programma elettorale. E perché, mi chiederete voi? Ma perché la mamma è colei che ha formato la famiglia con il nostro padre. Quindi la nostra madre biologica con il nostro padre biologico hanno formato quella famiglia che ci ha dato la vita. E noi, popolo della famiglia, difendiamo la famiglia naturale. Quindi quella famiglia fatta da una mamma e da un papà che hanno dato la vita. E quindi noi, popolo della famiglia, difendiamo la vita dal concepimento fino alla morte naturale. E non solo una mamma ha creato una famiglia che noi, popolo della famiglia, difendiamo. E non solo una mamma ci ha dato una vita che noi, popolo della famiglia, difendiamo dal concepimento fino alla morte naturale, ma una mamma ci ha educati. Una mamma ci ha insegnato a vivere. Una mamma ha fatto quell'economia domestica che è la base di quell'economia che lo Stato dovrebbe imparare proprio dalla famiglia a tutelare per la famiglia. Ora, non solo il nostro movimento difende la vita dal concepimento, ma la difende fino alla morte naturale. E questa mia mamma, che è arrivata al termine dei suoi giorni per volontà di Dio e non perché noi familiari abbiamo anticipato o lei stessa abbia chiesto in anticipo di essere soppressa, ecco, il nostro movimento ci insegna di difendere la vita fino alla morte naturale. Ecco, io ho sperimentato attraverso mia madre tutto questo, la famiglia, la vita, la difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale e anche l'educazione, perché io posso dire che una mamma educa, ed educa con amore, con dedizione, con affetto, con dolcezza, e un papà educa anche, ma in un altro modo. Educa insegnando la strada, educa magari anche
con un'autorità o un'autorevolezza tale che difende il figlio da scelte avventate, perché intimorisce, tra virgolette, il figlio da scelte azzardate. Ecco, quindi perché, signori, è necessario avere una mamma e un papà per essere educati? Perché una mamma dà biologicamente determinate cose e un papà ne dà altre. Quindi è inutile che vogliono farci credere che due uomini o due donne, sebbene dicano di amare quel bambino, lo amano così tanto che uccidono la mamma biologica. La uccidono metaforicamente, certo, ma la uccidono, perché strappano quel bambino dalle braccia di colei che veramente lo ha generato. Ecco, quei genitori che dicono di volere quel figlio per amore, che poi è solo egoismo, perché se amassero veramente quel bambino farebbero sì che quel bambino viva e cresca con i genitori biologici e naturali, dai quali quel bambino trae tutto il bene, tutto l'amore, tutta la forza e tutta la verità necessarie per diventare un adulto innamorato della vita, un adulto capace di vivere, non un adulto carico di ferite che probabilmente distruggeranno lui stesso e quei genitori genitori, quei, insomma, quelle fotocopie di genitori egoisti che lo hanno voluto comprare, ecco, o avere in maniera poco lecita. Ecco, allora, tornando al discorso di mia mamma, cari amici, cosa dire? Una madre dà un esempio di come deve essere vissuta la vita e dà l'esempio di come si deve diventare da adulti. Ecco, se io oggi sono la donna di cui sono anche, cioè mi piaccio, lo ammetto, non voglio essere, come dire, non voglio sembrare sfrontata, però se io oggi sono questa donna così determinata, così capace di non farmi confondere dalle bugie del mondo, ecco, lo devo proprio perché ho avuto una mamma saggia che mi ha saputo indicare la strada. Perché, cari amici, tra l'altro, e qui voglio fare un altro paragone tra famiglia e politica, ecco, una mamma saggia che magari non è colta dà molto di più di un uomo o di una donna colto, che magari a cui magari manca la saggezza, quella saggezza che comunque viene da una fonte più alta e più viva di questa misera carne, che ci può sì trasmettere tanta competenza, tanta formazione, tanta informazione, ma non ci può trasmettere l'essenza vera, l'essenza naturale, l'essenza che ci vivifica. Ecco, la stessa cosa, la politica. Torniamo a quello che è il nostro programma, no? In tanti dicono un movimento nuovo, ma siete monotematici, e magari essendo noi come 5 Stelle una volta, ma oggi noi siamo un movimento diverso perché non siamo di protesta ma siamo di proposta, ecco, noi magari possiamo sembrare degli sprovveduti perché siamo semplicemente in tanti semplici genitori che non vogliamo questo futuro che stanno prospettando oggi per i nostri figli. E allora mi sono fatta molto spesso la domanda, guardando quei politici, come dire, ventennali, trentennali che abbiamo in Parlamento, e dico, ma magari ci manca la loro dialettica, che tra l'altro non ho mai capito e che non mi è mai nemmeno piaciuta, perché è un pantano di parole che girano intorno e non producono nessun contenuto chiaro a noi del popolo, e non solo contenuto ma poi anche nessuna azione benefica per noi. Ecco, allora mi sono domandata e mi sono detta, beh sì, magari in confronto a questi politici di vecchia data usiamo un linguaggio non troppo strutturato, o magari sembriamo meno capaci, ecco, ma proprio in noi c'è la stessa differenza che ho visto in mia madre tra la saggezza e la cultura. Ecco, noi abbiamo la saggezza, noi del popolo della famiglia, diversamente da quella cultura distruttiva dei nostri politici che ci stanno distruggendo economicamente e socialmente, ma non solo per questo periodo storico, ma proprio per il futuro. Ora, io mi ricordo sempre, mi aveva colpito una volta la frase della principessa Diana, no? Aveva detto, io voglio essere la regina dei cuori dei miei sudditi, no? Ecco, e io mi sono domandata che tipo di parlamentare ci vorrebbe veramente in Parlamento, e di cui non ce n'è nemmeno uno. Ecco, ci vorrebbe proprio quel parlamentare che è capace di diventare la regina o il re del cuore dei sudditi. E come si può diventare regina o re di un suddito? Semplicemente
aiutando attraverso la polis quel suddito, quel popolo a vivere degnamente. Io non sono qua a raccontare fandonie, promettendo quei mari e quei monti che in campagna elettorale tutti gli altri politici promettono. No, io non sono qua a raccontare quello perché io ho una faccia e quella voglio portare avanti sempre e non voglio vergognarmi di quello che ho detto e poi magari non ho mantenuto. Ma io quello che posso dire a tutte le persone che ci possono ascoltare e poi magari anche successivamente verificare se le mie parole sono reali o meno, quello che il popolo della famiglia vorrà fare chiaramente è creare un ambito sociale non di ricchezza, ma di basi strutturali adeguate che permettano a ogni individuo di vivere con il sostentamento necessario per avere una dignità di supporto sia economico che sociale attraverso il lavoro e attraverso l'educazione dei nostri figli che deve avvenire in ambiti che ci insegnino le cose concrete. Non è reale insegnare ai nostri figli che un uomo e una donna possono essere scelti nel proprio intimo in base a quello che può piacere o alla tendenza che si sente interiormente, una tendenza che viene inoculata attraverso informazioni non corrette. Ecco, io desidero e tutto il movimento desidera dare un futuro al popolo italiano con delle basi sociali e culturali legate alla natura dell'essere, non legate ad una nuova moda, perché di moda si tratta, attraverso insegnamenti che non sono connotabili né in un'educazione che ci è stata data e né in una natura che ci è stata donata. Ora, tornando a mia madre. E tornando all'insegnamento di vita che mi ha dato, io mi ricordo ho proprio due ricordi, uno legato proprio all'infanzia e uno un po' quando ero un po' più grande. E attraverso questi ricordi mi sono anche resa conto come una madre può essere determinante poi nelle scelte future di vita dei figli. Ma questa determinazione avviene proprio nei rapporti semplici quotidiani, attraverso semplici gesti, attraverso una vita vissuta che un figlio osserva e magari può anche contestare in quel momento, ma che poi come un seme torna e fiorisce. E vi racconto questi due ricordi, episodi che di fatto mi hanno formata e come me questi episodi hanno formato nell'infanzia, sicuramente ognuno di voi avrà il ricordo di un qualcosa che quel genitore in quel momento ha dato, ha saputo dare, ha saputo inoculare e solo un genitore può fare questo attraverso il bene, il legame di sangue, di carne e spirituale che unisce e nessun altro adulto può sostituirsi a questo. Ecco, quei due ricordi fondamentali della mia vita legati a un insegnamento proprio di tutela della vita, quali sono stati? Io ero proprio una bambina, ero nella culla malata che osservavo mia madre che stava facendo, perché lei per comodità aveva portato la culla in cucina, stava cucinando, facendo le sue cose e con infinita attenzione mi stava controllando appunto sul come io stessi. Ecco, a me è rimasto molto ben inciso nella mente quel pomeriggio, ma avrò avuto un paio di anni, forse tre, ma proprio esagero. E mi ha insegnato proprio da quel momento, e me ne sono accorta ora, poi curando mia madre, come io mi sono sentita curata, amata, e come poi mi sono sentita proprio in base a questo insegnamento, in maniera naturale di dover fare altrettanto. Ecco, quindi, cari amici, quanto è importante per noi genitori insegnare e far capire ai nostri figli quanto li amiamo, quanto la loro vita è importante, per poi beneficare a nostra volta, quando sarà il nostro momento di anziani, di essere curati, perché noi gliel'abbiamo trasmesso quel bene, gliel'abbiamo trasmessa quell'amore. E non c'è giornalista, non c'è TV, non c'è film che può sostituirsi a tutto questo. Un altro episodio molto fondamentale è che mia madre lavorava in un ospedale a Torino che si chiama Sant'Anna, i torinesi lo conosceranno molto bene, ed era un'infermiera proprio di quell'ospedale.
Sant'Anna, abbiamo il dottor Viale che lui ha detto che i bambini di frulla, obbrobrio, però i giornali raccontano quei fatti, magari non dicono che il popolo della famiglia esiste, però dicono questi fatti che c'è un ginecologo a Torino che ha capostipite della pillola abortiva RU486 e giornali e titoli, invece non parliamo del popolo della famiglia che magari queste cose le vuole difendere, parliamo del dottor Viale. Ecco, a Sant'Anna i bambini, oltre a farli nascere, purtroppo li uccidono. E mia madre lavorava proprio in questo ospedale. E mi ricordo che appunto ero alle superiori, una mia amica è rimasta incinta ed era venuta a chiedere a me, perché sapeva che mia madre lavorava a Sant'Anna, se per favore mia madre poteva aiutarla insomma ad abortire. E io trulla trulla proprio da ragazzina, da teenager, di quell'età lì, ho proprio semplicemente riportato a mia madre questa richiesta, così mi era stata detta e così gliel'ho detta a mia mamma. Però, e qui torna l'importanza di stare attenti noi genitori quando parliamo ai nostri figli, cosa diciamo e cosa stiamo e come li stiamo educando. Mia madre mi ha molto colpita e mi ha anche spiazzata per certi versi perché lei mi ha perentoriamente detto no, io non aiuterò mai nessuna ragazza ad abortire. Io ho riflettuto e non solo ho capito che aveva ragione lei perché la vita va tutelata e forse è stato quello il primo momento in cui ho fatto proprio l'esperienza dell'importanza di difendere la vita, ma ho anche capito che ognuno di noi può ragionare con la sua testa. Quindi, cari amici, se in televisione o se al Parlamento ci fanno delle leggi contro la morale, contro la vita, contro il bene comune, contro il bene collettivo, ecco, noi invece che essere pecore dobbiamo essere persone indipendenti mentalmente e analizzare a capire che l'errore lo stanno compiendo loro proponendoci quegli obbrobri. Non noi distaccandoci da queste scelte e decidendo che è meglio fare altro. È meglio per noi, è meglio per i nostri figli ed è meglio per la società intera. Quindi, quando qualcuno attraverso la televisione, attraverso i giornali o attraverso le leggi ci vuole trasmettere qualcosa di iniquo, di peccaminoso per chi ci crede o di moralmente inaccettabile per chi non crede, perché cari amici, la morte di qualcuno non è mai accettabile, né se è indifeso nell'utero della madre, né se è adulto e tantomeno se è indifeso nella vecchiaia, perché si torna a essere indifesi. E non pensino questi uomini e donne di cultura e non di saggezza, che pensano di decidere sulla pelle altrui, che comunque tutte queste cose non gli si ritorcano contro, perché magari proprio loro stessi faranno l'esperienza dell'abbandono e della disperazione. Perché magari il malato che decide di essere ucciso in realtà sta decidendo di farsi fuori perché non c'è nessuno vicino che lo ama, non c'è nessuno che lo supporta, non c'è magari quel medico coscienzioso che gli sta dando la terapia adatta in quel momento. Ecco, allora noi uomini e donne di buona volontà del 2018 dobbiamo capire che siamo in una società che possiamo aiutare con farmaci e cure che sostengano i nostri malati, non con farmaci che uccidano. E dobbiamo capire e dobbiamo avere l'intelligenza, perché abbiamo studiato, siamo anche colti, ma dobbiamo avere anche la saggezza di dire dei no. Dobbiamo capire che noi possiamo decidere. Decidere e, come diceva Padre Lio, recidere. Recidere con il male. Ora, un'altra frase che poi mi fa riflettere anche adesso per l'esperienza che sto facendo all'interno del popolo della famiglia è che mia madre mi ha sempre detto: Angela, mi raccomando, e qui torniamo all'importanza dell'insegnamento, quindi non diamo ai nostri figli in mano a insegnanti come adesso a Torino abbiamo l'arcicheo di Torino che è entrato in ogni scuola, in ogni ordine e grado attraverso l'ufficio scolastico regionale per insegnare ai nostri figli. Cavolate, direi peggio, ma diciamo cavolate che non hanno niente a che vedere col bullismo e che hanno molto a che vedere con il gender, ecco. Allora, mia madre, che invece mi ha educata alla vecchia maniera e che io apprezzo grandemente e che fortemente dico svegliamoci, dobbiamo tornare ai vecchi metodi, ecco, mi ha sempre insegnato, adesso dico una parola un po' così. Anzi, no, ve la dico un po' meglio. Mi ha sempre detto: Angela, guarda che puoi stare in mezzo ai ladri e alle prostitute
ma tu non esserlo. Quindi torniamo al fatto che possiamo usare la nostra testa. E ora io mi domando e mi dico, se noi entreremo in Parlamento come popolo della famiglia, che poi non è difficile entrarci perché grazie a Dio c'è solo lo sbarramento del 3%, e anzi sarà molto probabile che entriamo in Parlamento e se ci entreremo sarà grazie ai vostri voti e quindi mi raccomando, votateci e fateci votare. Ecco, che cosa potremo fare noi popolo della famiglia? Di certo faremo come mi ha insegnato mia madre. Se possiamo stare vicino agli omicidi e alle prostitute e non esserlo. Non perché io, per carità, io non sto dicendo che in Parlamento ci siano prostitute e omicidi, per carità. Però dico che possiamo usare questo metro di misura e questa capacità. Essere in mezzo a persone che fanno leggi inique. E non farle. Noi saremo quel granellino che andrà ad inceppare la macchina infernale, perché come dice la mia guida spirituale invece, e questo ve lo dico, in Parlamento ci sono dei demoni, ecco, allora noi saremo quel granellino che andrà ad inceppare questa macchina infernale di leggi inique. Ma non solo sono inique per una legge spirituale, ma sono inique anche per una morale comune perché vanno a uccidere le persone, perché vanno a distruggere un'economia. Ed è inutile che i 5 Stelle ci fanno lì ci fanno vedere lo specchio per le allodole, tagliamo gli stipendi ai parlamentari. Ok, tagliamolo, anche a noi sta bene, tagliamo gli stipendi ai parlamentari. E poi voi 5 Stelle avete per caso risollevato l'economia italiana? Non mi sembra. Quindi tutto questo cancan che tante persone si sono fatte certamente sfinite da una politica sbagliata, ma ragazzi siamo caduti dalla padella alla brace, perché scusatemi, non è che con i 5 Stelle qua si è risolto qualcosa, anzi. Io mi rifaccio alle 12 stelle di Maria, quelle 12 stelle che hanno tolto dall'Europa e dopo averle tolte, forse non abbiamo avuto la protezione di una mamma, non abbiamo avuto una protezione di una fede e ora siamo invasi dagli islamici. Forse ce lo siamo meritate? Ecco, ora io vorrò poter essere una politica che con orgoglio dirò che vorrò fare leggi guardando le 12 stelle di Maria. Sì, perché non si può dire? Non lo so, ma io lo dico. Vi dirò di più, a me di quelle 5 stelle cadenti e decadenti me ne faccio un baffo, perché signori, veramente, se abbiamo avuto un Renzi che ha detto io ho giurato sulla Costituzione, non ho giurato sulla Bibbia e abbiamo visto che legge ha fatto, ragazzi, paura. Se abbiamo delle 5 stelle cadenti e decadenti, che cosa stanno facendo di buono per l'Italia? Non sto vedendo nulla di buono. C'è più lavoro? No. C'è più ordine? No. C'è più famiglia? No. C'è più economia? No. E quindi tutta questa protesta che avevano, in che cosa si è tramutato alla fine? In un grande bluff. Ora, non dobbiamo vergognarci, cari amici, di poter fare una politica diversa e perché non dirlo? Seguendo gli insegnamenti di Dio. Lui per primo ci ha insegnato le leggi, le 10 leggi, no? I 10 comandamenti. Alla fine sono leggi da seguire, ma sono leggi che insegnano a vivere bene, anche per chi non crede, perché un comandamento che ti dice non uccidere, che male ti fa se l'ha detto Dio? Se tu non uccidi ti fa vivere bene. E allora, cari amici, se noi facciamo leggi umane, seguendo le leggi divine, perché ci dobbiamo vergognare di questo? Forse che è la volta buona che faremo qualcosa di buono? Ecco, noi popolo della famiglia ci proveremo. Anzi, no, non ci proveremo. Lo faremo con tutte le nostre forze. Ma andiamo avanti. Questa sera sono un po' scatenata perché ricordare mia madre mi fa veramente venire fuori il meglio di me, perché mia madre era una grande donna e io sono veramente un'ombra della sua grandezza e io voglio proprio descrivervela e unire, ovviamente sono in un movimento politico, unire i suoi insegnamenti che mi hanno fatto arrivare qua e che mi serviranno per trasmettere al popolo italiano gli insegnamenti di una mamma che faranno il bene a un'Italia, perché se mia madre ha saputo insegnarmi l'importanza della famiglia, della vita, di una buona educazione, e sarà questo a far sì che quando decideremo in Parlamento come movimento, e queste sono le nostre basi, come fare le leggi, le faremo finalmente bene. Ora, io che cosa dirvi ancora? Volevo dire che mi sono un attimino persa.
Ecco, il ruolo di un genitore, l'importanza dell'educazione di un genitore. Mia madre non è mai scesa a compromessi e questo è quello che dovremmo fare noi come movimento. Poi voglio arrivare agli ultimi. Scusate, prendo solo un bicchiere d'acqua, arrivo subito. Eccomi, non ce la facevo a parlare, bevo solo un bicchiere d'acqua. Un altro insegnamento che mi ha dato mia madre nella fase della sofferenza è della menzogna di quello che ci vogliono insegnare, che va bene uccidersi prima del tempo, è che mia madre, pregando, è morta serenamente. Non penso che chi affronta l'eutanasia o il suicidio assistito, piuttosto che le DAT, abbia la stessa serenità. Quindi, io ho proprio capito che assistere un malato significa stargli vicino. Qua leggo Anna Russo, Angela, mi dispiace per la tua mamma. Grazie. In tanti mi hanno espresso questo sentimento. Ringrazio anche per gli abbracci e tutto quello che mi state scrivendo in questo momento. Ora, quello che io ho capito attraverso la sofferenza di mia mamma è che non bisogna togliere la sofferenza agli ammalati, appunto ve l'ho detto all'inizio, uccidendoli, ma dandogli le cure, che non li facciano, cadere nella disperazione, ma che li allevino. E poi un'altra cosa che ho imparato e che ho visto, una sera mia madre era agitata, l'unica sera che l'ho vista agitata, e io ho capito che, aveva bisogno non delle medicine in quel momento, ma di un sacerdote. E ho proprio visto come appena il sacerdote ha pregato su di lei è tornata la calma. Ora vi faccio una domanda, cari amici. Quale uomo può dare questo? Nessuno. Quale uomo, anche di quelli che in Parlamento vi promettono la dolce morte attraverso l'eutanasia, vi può dare quella pace? No. Anzi, togliendogli quella sofferenza in anticipo per chi crede, se ne creerà una per l'eternità ancora maggiore. Noi non dobbiamo solo riflettere sul bene o sul male presente, ma dobbiamo riflettere sempre anche sul bene o sul male futuro eterno. Un'altra cosa bellissima che ho sperimentato in questi giorni con mia madre, che poi di fatto è stato il suo testamento, in questi ultimi giorni, come non mai, lei a noi che la circondavamo e l'assistevamo, continuava a dirci proprio come in una litania: ti voglio bene. Ecco, l'importanza di stare vicino a un malato terminale curandolo, qual è? Queste ultime cose dette, questi ultimi passaggi di consegne e poi anche mi ricordo in questi ultimi giorni tutti i suoi grazie. Ne ha detti veramente a centinaia. Ma perché dire grazie a chi ti assiste? Perché tu in quel momento sei in una sofferenza tale, in una difficoltà tale, in un abbandono tale che chiunque ti può fare qualsiasi cosa, che essere aiutati, ecco, non può farti dire null'altro che grazie. E noi allo stesso tempo abbiamo detto grazie a lei, perché l'esperienza di una sofferenza vissuta nell'accettazione e nell'amore reciproco, ecco, è impagabile. Nessuna sofferenza, anticipata con una morte precoce, pilotata, può dare questa pace, questa accettazione, questa salvezza, ecco. Quindi io ringrazio Dio veramente di avermi fatto vivere questi momenti di tribolazione, ma sono stati momenti di tribolazione vivificante. Quindi noi dobbiamo ringraziare chi aiuta un ammalato a sostenere la sofferenza e non a morire. Quindi io mi sento veramente di nuovo di ringraziare quegli infermieri e quei medici che ci hanno supportato in uno stato che ha tolto tutto, perché in un ospedale come Soveria Mannelli, che medici e infermieri non hanno né struttura perché hanno chiuso tutti i reparti, e né medicine e nemmeno supporti tecnologici, ecco, quei medici e quegli infermieri hanno saputo fare molto, molto di più che quei medici e quegli infermieri che ti sanno dare l'iniezione letale. Perché quei medici e quelle infermiere hanno dato la speranza al malato di potercela fare e a noi che le assistevamo di poter supportare adeguatamente quel malato.
Ma perché io vi parlo dalla Calabria di queste cose? Vabbè, mi hanno candidata qua in Calabria, ma perché la Calabria mi ha insegnato un'altra cosa importantissima. Qui esiste ancora forte la famiglia. Qui noi, appena è morta la mamma, abbiamo avuto una famiglia che è stato un paese intero che ci si è stretto intorno. E ho fatto proprio il paragone con Torino, la città in cui vivo, dove già lo Stato è andato avanti in questa distruzione di rapporti, in questa distruzione di famiglia. Ecco, come si fa a vivere in una società dove sei abbandonato a te stesso e dove l'unico interlocutore diventa lo Stato che deve decidere della tua vita, oltretutto dandogli in mano il potere di poterti uccidere, perché gli stiamo dando in mano, ragazzi, se glielo permettiamo, e già con le DAT siamo molto avanti, se gli diamo l'ultimo strumento in grado di poterci far fuori, uno Stato che avrà in mano una legge come l'eutanasia, perché a breve ci sarà, uno Stato che non può amarci come può solo fare la famiglia. Uno Stato che può solo decidere su benefici o costi, ecco, come fa uno Stato a pensare di non utilizzare l'eutanasia su un cittadino a cui deve pagare la pensione? Ma se già siamo da anni e anni con questi ritardi di pensionamenti, piuttosto con l'INPS, che adesso invece che pagare le pensioni paga tutti gli extracomunitari, eccetera, piuttosto che presto non avranno, anzi no, che non avranno, perché per l'Arcigay e quant'altro hanno sempre i soldi, ma non ce li avranno per le pensioni. Uno Stato che avrà in mano il potere di poter decidere delle nostre vite, come del piccolo Charlie Gard e adesso c'è il piccolo Isaia. Uno Stato che può decidere se ucciderci o meno, nel momento in cui noi diventiamo un peso, perché siamo diventati pensionati, quindi non siamo produttivi per lo Stato che mangia. Piuttosto che diventiamo malati terminali come mia madre oggi, o malati cronici come tante persone ci sono, ma voi pensate che uno Stato così menzognero e così folle può decidere di curarci o utilizzare quel farmaco che noi gli permettiamo già in anticipo di poter utilizzare? Quindi, cari amici, queste nuove leggi non denotano modernità, come vogliono farci credere. Le unioni civili non denotano modernità perché secondo lo Stato ci vuol far credere che vuole tutelare chi, poverini, quei due dello stesso sesso si amano. No, lo Stato sta pilotando tutto questo perché vuol far sì che non facciamo figli, perché due uomini o due donne non possono fare figli. Ed in un momento tale di denatalità tale, dove non solo mancano quei 5 milioni di italiani abortiti che adesso la Bonino vuol far traslare con 5 milioni di musulmani, ok? Quindi per creare questa razza meticcia, quei 5 milioni di persone abortite diventeranno 50 milioni di persone uccise attraverso l'eutanasia, perché lo Stato ci ha già dimostrato attraverso la 194, che era una legge che doveva essere attuata soltanto per quelle donne che avevano gravi problematiche psichiatriche, piuttosto che bambini con gravi malformazioni, ci hanno già dimostrato che la 194, cioè l'aborto, l'hanno utilizzata come anticoncezionale di massa. Come possiamo noi sperare che una legge come la DAT, come l'eutanasia, venga utilizzata a nostro favore? Noi dobbiamo essere terrorizzati da politici che vogliono introdurre queste leggi inique per una morale spirituale, ma orrende per una morale umana, perché questa sarà veramente l'ultima, non dico la parolaccia, ma voi mi capirete, l'ultima cavolata che un popolo ha servito, Hai è immaginato bene che questo... diventato pecora, perché ci hanno piallato il cervello attraverso anni e anni di televisione, che era già stata preventivamente per via della finestra di Overton, dosata gradualmente per farci arrivare a questo relativismo, a questo asservilismo, ecco, ci hanno fatto arrivare sfiancati in un momento dove invece dovremmo avere la massima forza, dove dovremmo essere capaci di veramente levarci in piedi e fare barriera, dire quel chiaro no a tutto questo schifo. Ora, il popolo della famiglia è nato proprio, io lo dirò sempre, grazie alla felice intuizione di Mario Di Nolfi,
a Gianfranco Amato, all'avvocato Gianfranco Amato e anche Nicola Di Matteo, che è il nostro coordinatore nazionale. Meno male che è nato il popolo della famiglia, che sta mettendo luce su tutte queste ombre. Dobbiamo veramente capire e far capire, perché oltretutto i media probabilmente ci tengono anche ora che siamo, come dire, votabili, ci tengono sotto luce in modo che le persone non sappiano che esistiamo, perché se lo sanno è talmente logico tutto quello che viene detto contro una deriva antropologica di pensiero unico che sta proponendo e imponendo l'assurdo. Loro sanno che i nostri ragionamenti sono veri e allora stanno facendo di tutto per tenerci sotto luce mediatica. E allora a cosa servono le nostre dirette? Non tanto le mie, ma soprattutto quelle di Maria Di Nolfi, quelle di Gianfranco Amato, a cosa servono? A dirci la verità. Ma dopo averla sentita questa verità, cari amici, dobbiamo informare chi ci sta intorno, perché il 4 marzo avremo una unica, ultima possibilità di far qualcosa. Se il popolo della famiglia non entrerà in Parlamento il 4 marzo, riteniamoci finiti. Perché veramente la precedente legislatura ha iniziato leggi mortifere, che sono unioni civili, droghe leggere, liberalizzazione delle droghe leggere, DAT. Stavano cercando, e per un soffio, per il rotto della cuffia, ma non pensate che è finita qui, di imporci lo ius soli. Le prossime leggi della prossima legislatura, se non ci sarà il popolo della famiglia all'interno del Parlamento, che basta il 3%, ragazzi, aiutateci, cosa significherà? Significherà che ci imporranno eutanasia, ci uccideranno, uccisioni di massa. Il nazismo in confronto ci fa un baffo, come già è stato per tutti quei poveri bambini abortiti. Metteranno poi anche leggi come l'incesto e la pedofilia. Udite, udite, avete capito bene. Metteranno leggi come incesto e pedofilia. E una volta che abbiamo già tutte queste leggi, chissà quale altra fantasia, abbiamo avuto i 5 Stelle, due parlamentari 5 Stelle hanno proposto matrimoni multipli e interspecie consenziente. Mi devono spiegare come un cane può essere consenziente nello sposare un umano, che poi tutti quanti stanno confondendo un semplice, come dire, rapporto di bene con un qualcosa di assolutamente da legalizzare. Ma questo fa comodo a loro, ma loro sanno le cavolate che stanno facendo. Ma siamo a nostro discapito, siamo noi che non stiamo capendo che cosa ci stiamo facendo, e quindi il popolo della famiglia è nato per questo. Ora, cari amici, sto leggendo qua bella lavanda, sono qui a cenare con la mia famiglia e ti stiamo ascoltando, brava, grazie. E grazie a voi che state seguendo la mia diretta. E che ora si è fatta? Mancano 10 minuti per finire. E come voglio finire? Voglio finire raccontandovi la bellezza di aver potuto invece io dare quelle cure a mia mamma necessarie, quell'acqua che chiedeva da bere e quel cibo che lei non poteva cucinarsi e che io e persone brave come un'infermiera che voglio qua nominare, spero che mi stia guardando, Deborah Torchia, in casa, e gli infermieri dell'ospedale Soveria Mannelli prima, ecco, cosa può pagare? Quando poi c'è la dipartita al cielo, in questo caso in maniera naturale, ma per chi lo fa in maniera forzata. Ecco, io vi faccio un esempio. Sono stata 9 anni presidente di un centro aiuto alla vita. Vi posso assicurare che nessuna mamma che ha abortito ha di quell'episodio un ricordo felice. No, sono donne che rimarranno traumatizzate tutta la vita. Questo lo Stato non me lo dice quando vi propone l'aborto. Vi dice solo che avete la libera scelta, ok? Dopo che scegliete siete finite, perché vivrete con quel rimpianto e quel dolore e quella ferita tutta la vita. Stessa cosa, cosa succede se un familiare decide di assecondare la richiesta di morte di un caro?
Di certo, alla dipartita del caro, quando elaborerà il lutto, come io sto elaborando ora, avrà quel rimpianto di aver fatto una cavolata, perché si renderà conto della cavolata che ha fatto, come si rende conto purtroppo la donna che ha seguito pensando che le leggi dello Stato sono leggi buone, quando invece la natura, la pelle, la vita ti fa sperimentare interiormente che è un errore, ma oramai non c'è più nulla da riparare, perché quella vita non c'è più. Stessa cosa succede se avviene l'eutanasia. E qual è la bellezza invece di aver aiutato un malato a sopportare il male, quindi curandolo, accarezzandolo, parlandogli, dandogli da mangiare, dandogli da bere? Ecco, il lutto lo elabori lo stesso perché il dolore c'è. Ma c'è quel ricordo, c'è quella bellezza di quei momenti, c'è il dire ho fatto tutto, io sono in pace con me stessa, sento la mia coscienza, sento la mia pace. Anzi, vi dirò di più, il mio unico rammarico, perché ce l'ho, è stato quello che mi sono trovata casualmente fuori casa l'attimo proprio in cui mia madre, nell'ora della Divina Misericordia, è nata al cielo. Ecco, quello è il mio unico vero rimpianto. Non è stato quello di averla curata, di averle dato da mangiare, di averle dato da bere. Come avrei io potuto oggi vivere un lutto sapendo che avrei fatto morire mia madre di fame e di sete perché lei l'aveva chiesto con le DAT, perché si era fatta infinocchiare da uno stato bugiardo che le aveva proposto una cosa non per il suo vero bene, ma per il bene vero dello Stato, che così dice: non ci spreco soldi di cure, non ci spreco soldi di pensione e quant'altro. Quindi, cari amici, che dire, dobbiamo veramente meditare non solo su queste cose, ma dobbiamo soprattutto meditare sul fatto che ognuno di noi ha la possibilità di non far accadere questa tragedia. Dobbiamo avere la consapevolezza che ognuno di noi può essere determinante nell'opporsi a tutto questo male. Ma vi dirò di più: chi non si oppone a tutto questo male sarà complice del male che avverrà. E anche a tutti quegli amici di preghiera che mi hanno sempre lasciato un po' allibita in questo tempo, che poi non sono la maggioranza per fortuna, ma quelle persone che mi dicono: ah, io non prego, non mischio preghiera e politica, fede e politica. Io rimango stupita perché dico: va bene, vorrà dire che quando vanno a votare cosa stanno facendo? Stanno pregando o stanno facendo politica? Per me stanno facendo politica, perché nel momento in cui devono mettere una croce su quel simbolo, quei 30, quei 10, 5 secondi è politica. E allora mi domando: come fa la tua fede a farti andare a mettere una croce che poi magari, siccome non ti sei ben informato e siccome non ci avrai capito niente, andrai magari a mettere quella croce su un partito, su un movimento che andrà totalmente contro la tua fede? Ma non solo andrà contro la tua fede, a quel punto sarai complice, ma sarai complice di una fede di cui sarai giudicato. Quindi, cari amici, è molto seria la situazione, perché anche se si prega o non si prega, bisogna essere consapevoli che quando si va a votare, in base a quello che si sceglierà, sarai diventato artefice di un bene o di un male. Sarai diventato artefice di un futuro roseo per i tuoi figli o di una catastrofe per i tuoi figli. Quindi, se non lo vogliamo fare per fede, se non lo vogliamo fare per intelligenza, se non vogliamo farlo per coscienza, facciamolo almeno per lealtà nei confronti dei nostri figli. Noi abbiamo vissuto degli anni sereni, abbiamo vissuto degli anni belli, perché stiamo facendo crescere i nostri figli in uno schifo di una società che sta distruggendo un'economia, sta distruggendo tutto quello che è lavoro, sta distruggendo tutto quello che è umano, sta distruggendo tutto quello che può essere basi per costruire un futuro. Ecco, io da genitore, da donna, da cittadina, da cristiana, dico no a tutto questo. Spero che in Italia ci siano milioni di parlanti, non 1 milione come ce ne serve per arrivare al 3%. Io spero che in Italia ce ne siano milioni di persone che capiscano queste cose, che ci diano il supporto, ci facciano entrare in Parlamento e poi, signori miei, vi dimostreremo e dimostreremo a quegli uomini e quelle donne che sono in Parlamento che cosa saprà fare il popolo della famiglia. Con questa conclusione vi do un grande
Bacio, vi ringrazio di tutto. Anzi, no, voglio concludere con una preghiera, perché io non mi vergogno di dire che amo Dio e non mi vergogno di dire che mi sottometto a Lui per compiere con Lui la sua volontà. E la sua volontà è quella, certamente, di seguire le sue leggi. E io, in base alle sue leggi, proporrò, se mai capiterà, leggi insieme a tutto il movimento, asservite alle sue leggi per fare le leggi umane. Quindi, attraverso questa preghiera, consacro tutto il lavoro del popolo della famiglia, che già dal 2016, ma per tutto il tempo che esisterà, dovremo compiere. Quindi vi chiedo di pregare insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anche il mio papà ha pregato con me, noi siamo la famiglia che è rimasta, ma la nostra famiglia era anche con la mamma. Mi raccomando, amici, informate quante più persone potete di quello che sta avvenendo e informate quante più persone potete che c'è il popolo della famiglia, perché in televisione, nei giornali non lo dicono. Diciamocelo noi e sappiate che il popolo della famiglia farà la differenza. Ciao a tutti, vi voglio bene. Ciao.